Isola dei Famosi, Pietro Tartaglione, voglio un figlio da Rosa. Pietro Tartaglione vuole fare un figlio con Rosa Perrotta dopo l'Isola dei Famosi. Rosa Perrotta, dopo aver partecipato a Uomini e Donne come tronista, è approdata alla 13ª edizione dell'Isola dei Famosi. E nel reality VIP condotto da Alessia Marcuzzi non è certo passata inosservata, mostrando di avere un bel caratterino. Caratterino che spesso e volentieri l'ha fatta scontrare con alcuni naufraghi, tra i quali Bianca Azzei, Nino Formicola e Alessia Mancini. E proprio con quest'ultima è finita in nomination questa settimana. Chi delle due dovrà abbandonare per sempre il reality? In attesa di scoprirlo, il fidanzato di Rosa, Pietro Tartaglione, ha rilasciato un'interessante intervista sul primo numero del magazine dedicato al mondo di Uomini e Donne uscito nelle edicole oggi. E in questa occasione il giovane ha fatto una clamorosa rivelazione, che ha già mandato in visibilio i tantissimi supporter della giovane naufraga dell'Isola 2018. Cosa ha detto? Il giovane ha asserito: non resisto più senza di lei. Non vedo l'ora che torni da me per sposarla. Ci siamo salutati, prima che partisse, con questa promessa reciproca. Appena torna o ci sposiamo o facciamo un figlio. In pratica l'uomo, appena la sua Rosa tornerà in Italia da questa incredibile esperienza, vorrebbe o sposarla oppure mettere su famiglia, provando a fare un figlio. Una dichiarazione chiara e netta, che ha già fatto sognare i loro fan. Isola dei Famosi 13, Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta si sposeranno? Oggi è uscito il primo numero del magazine dedicato al trono classico e trono over di Uomini e Donne con tante rubriche e interviste ai protagonisti più amati dal pubblico a casa. E il primo ad essere intervistato è stato Pietro Tartaglione, il quale ha rivelato di non vedere l'ora di riabbracciare la sua fidanzata Rosa Perrotta, impegnata al momento come naufraga all'Isola 2018. Inoltre il giovane ha anche annunciato che non appena Rosa tornerà in Italia vorrebbe sposarla e farci un figlio. Davvero i due faranno un passo così importante nella loro vita? Ovviamente i loro estimatori lo sperano ardentemente. Comunque sia Rosa, al momento, è impegnata a fare la naufraga in Honduras. E proprio lunedì scorso è finita in nomination con Simone Barbato e Alessia Mancini. Una nomination, che non ha affatto gradito. Per questa ragione si è sfogata giorni fa con Simone, contestando Alessia, Nino e Bianca, Ray, secondo lei, di aver complottato alle sue spalle per sbatterla in nomination. Dal canto suo Simone ha asserito di pensarla allo stesso modo, temendo che i tre vogliano portare in finale i loro amici, a discapito di tutti gli altri. Rosa e Simone avranno ragione? Avranno modo di chiarirsi con Alessia, Bianca e Nino?